Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video della pantera dello Svau. Oggi vi faccio la recensione del prodotto Aspire. Questo è la Pod Mod Unity uh, Infinity. Questa è la scatola. Dietro, troviamo comunque alcune specifiche del prodotto, madencina Cina eccetera, eccetera, eccetera. Aprendo la scatola, troviamo all'interno la pod mod. Questa è la batteria. Queste sono le due pod spogliamo un attimo la pod. E dentro a questo scatolo troviamo eh, le istruzioni, la garanzia e questo è un laccetto per poter mettere al collo la Pod Mod che a noi non ci interessa. Allora, questa è la Podmod questa è la batteria comunque AVP, scritta VP, colore nero. Qua abbiamo uh, uh, per, la, per la ricarica USB questo è il tastino. Questa pod è automatica. Comunque con 1, 2, 3, 4, 5 click si accende 1, 2, 3, 4, 5 clic si spegne la batteria. Adesso prendo un attimo una pod eccola qua. Mettiamo all'interno e calamitate. Come potete vedere, all'interno qua ci sono i due pin che fanno contatto con la pod e poi ci sono i due magneti. Quindi, ecco qua. Comunque, la pod mod diventa così con la pod inserita: 1, 2, 3, 4, 5 click Si accende la pod. Come ho detto: 1, 2, 3, 4, 5 clic si spegne. Questa è la pod la capacità eh, della pod di capacità di liquido è di 2 ml. La batteria è di 700 mAh. Le dimensioni di questa pod mod sono 82 x 39 e 14 mm. Questa è una pod mod automatico, quindi con il tiro automatico, la resistenza all'interno è da 2 1.2 Home. Ok, ragazzi, questa è l'Aspire. Adesso passiamo a qualche considerazione di questa pod mod. Ok, ragazzi, proviamo questa Aspire. ragazzi che dire partiamo dai difetti di questa pod mod è il difetto più grave e più importante è quello che comunque si va a formare tanta contenza sotto qua e quindi si rischia comunque se non pulite spesso anzi molto spesso si rischia che comunque il liquido penetra all'interno della batteria qua e Bisogna solo dare l'estremunzione unzione alla pod mod perché poi eh, non si accende più. A meno che uno non va comunque a smontare, ma qua come fai a smontare? Sì, comunque basta smontarla, asciugare e, e spruzzarci sopra lo spray per i contatti, uno risolve, ma uno che si mette a fare sinceramente. Perché dico te questo, perché comunque sono, questa è la terza che ho preso. Le altre due hanno fatto la stessa fine. Questa sta facendo la stessa fine delle altre due, non vi dico, sono, le ho portate tutte e due. Questa nera, qua infatti, non si accende più. Come potete vedere. Non da segni di vita. Ne ho ne ho anche un'altra lì, ma è inutile che ve la faccio vedere comunque la stessa cosa. Non si accende perché comunque è andato a finire il liquido all'interno del circuito e e addio, poi per il tiro, questo dovrebbe essere un tiro di guancia, ci sta tutto perché un tiro comunque uh, MTL abbastanza uh, non dico troppo aperto, ma abbastanza come potete vedere qua, un tiro aperto. Roma come a Roma è discreto perché comunque si sì, ci sta, però la, il difetto più importante è, è questo che comunque dovete sempre asciugare sotto qua, e infatti, anche adesso sta facendo la stessa cosa. Non so se si riesce a vedere, comunque veramente grave questo fatto qua, perché eh, per il prezzo che costa, adesso non so quanto costa ma può costare anche, faccio un esempio, 5-10 euro un prodotto, però che cazzo, prima di mettere in commercio un prodotto bisogna comunque testarlo, non è che tu metti in commercio un prodotto e poi eh, il, il cliente compra il prodotto e poi eh, rimane comunque deluso, insoddisfatto perché succede quello che è successo anche a me. Uh, per me questa pod mod si becca un 5,5 e mezzo perché non va bene: non va bene, non va bene. Sì, ci sta che il tiro è un MTL aperto, ci sta che eh, c'è la resa aromatica è discreta. però eh, il fattore più importante è quello che vi ho detto, perché comunque metti caso eh, a me è capito così che l'ho messa tutta la notte ferma che ho oh. Uno, la notte dorme, ferma la mattina me la sono trovato con un botto di liquido qui dentro. L'ho asciugata e non si accendeva più, perché comunque è penetrato il liquido all'interno, ho detto che mi metta a fartela smondare a, a farlo E quindi ne ho comprato un'altra per fargli per farci comunque una recensione e stavo pregando che non succedesse come è successo alle altre due. E niente ragazzi per me comunque si becca un 5 e mezzo per chi vuole provare questa pod mod è libero di farlo se siete di caserta della provincia di caserta potete benissimo venire da smochito oppure da smochito svapo caffè a san Prisco. per chi non è della zona comunque in descrizione io metto sempre il link del sito se, se volete provare questa comprare questa pod mod di aspire vi metto il link del sito e potete chiederla lì, che dire, ragazzi, io non ho altro da dire. Mi dispiace perché comunque Aspire è un'azienda che fa prodotti buoni, ottimi. E questa è, è, è un diciamo che. È un fake, che cazzo ne so, non, non, non ho neanche parole. Perché, comunque, è anche bellina esteticamente. Bellina anche, cioè, i materiali sono buoni, ma sto fatto qua, che perde un botto di liquido, non va bene. Quindi, ragazzi, che dire. Io vi saluto con la svapata. Ciao a tutti.